Eccoci qua, benvenuti in un altro video dell'Inner Sight. Siamo sempre nella foresta di regionale di Forchiutta, a nord del Monte Flop, e questo qui è il rifugio di Chianepade, d'accordo? Si arriva dal ricovero Tourier scendendo di circa 300 metri, ovviamente abbiamo scelto il momento migliore, siamo stati colti da una tempesta, non so se si riesce a vedere. Proviamo a fare qualche veloce inquadratura all'interno, anche se l'illuminazione non è il massimo. Eccoci qua, questo è il rifugio, ci sono un paio di tavolacci, un sacco di pentole e cose così, ma non staremo molto a descriverlo. Perché? Perché è tutto quanto qua. L'edificio è molto grande ed è composto da due blocchi, d'accordo? Uno sopra e uno qua sotto diviso in due strati, d'accordo? Il problema è che sono entrambi chiusi, sia questo sia sopra la zona pernottamento, e questo già ci mette in una condizione difficile, perché il pernottamento è zero, dormire sui tavolacci non è proprio il massimo, senza coperte, senza alcun tipo di mezzo. E il ristoro, e questa è una nota dolente che è piuttosto comune all'interno della gestione dell'azienda delle foreste, che gestisce la foresta di Forchiutta, è zero anche qui. Non c'è niente, nemmeno i beni di prima necessità della montagna, cioè caffè, tè, un po' di zucchero, un po' di sale. Se una persona dovesse perdersi o perdere lo zaino e arrivare in questo posto qui, non troverebbe assolutamente nulla. Il fuoco, c'è questo sparger o spoiler che scalderebbe molto bene se non fosse che la griglia è spaccata in mezzo e quindi le braccia cadono all'interno ed è difficile tirare su un fuoco. Legna preparata ce n'è in abbondanza, sia qui sia fuori. Andiamo a dare proprio un'occhiata veloce, pioggia permettendo ovviamente. Vedete quello stabile lì? Lì c'è un altro punto dove poter fare il fuoco. Lo stabile ovviamente è chiuso come tutto il restante. C'è già della legna preparata, non c'è la legna piccola, non è un problema. Quindi, Dio, si può riuscire a fare un fuoco, ma non è il massimo. E per quanto riguarda l'acqua, beh, sembra quasi ridicolo, ma l'acqua non ci manca in questo istante sicuramente, ma c'è questa piccola fontanella dove sta inquadrando Martina. Quindi, ecco Martina, vieni un attimo qua se riesci a inquadrare la zona di sopra con l'insegna rifugio Chianepade. Siamo a 1250 metri, fa un freddo incredibile perché sta piovendo e nevicando da giorni. La zona sopra, come detto prima, è chiusa, quindi noi non sappiamo ovviamente quali sono i motivi che portano a togliere ogni genere di ristoro e di bene alimentare, anche quelli più basici, quelli che costano veramente poco, come un pacchetto di riso, di pasta, e a chiudere tutti i luoghi dove poter dormire. Sicuramente l'agenzia delle foreste, l'azienda delle foreste che gestisce questi posti, questo è il terzo che visitiamo, avrà i suoi buoni motivi, però per noi non è un buon punto d'appoggio assolutamente. Il voto che possiamo dare è sicuramente D. E questo è quanto. Ci vediamo al prossimo video.